mister Tesser, che gara abbiamo visto al di là del risultato rotondo? Rotondo e secondo me non rispecchia la realtà della partita. Non rispecchia la realtà della partita perché penso che abbia messo in grossa difficoltà la Roma, penso che abbiamo costruito le stesse palle gol della Roma, sicuramente non di meno, perché c'è un episodio abbastanza clamoroso al 40° del primo tempo con calcio di rigore ed espulsione di Kier, e quindi eravamo sul 2-1, e perché penso che il Novara anche all'inizio del secondo tempo abbia avuto la sua nitida palla gol davanti al portiere e subito gol 10 secondi dopo sulla ripartenza dall'altra parte, come è successo nella gara di andata. Penso che sia un 5-2 immeritato e pesante, troppo pesante per quello che è stato l'andamento della gara. Il Novara nelle ultime tre partite non aveva subito reti, addirittura nelle ultime quattro un gol soltanto, i 5 gol incassati dalla Roma. A che cosa sono stati dovuti poi tutto insomma, dal di là di episodi? Io penso che abbiamo fatto sicuramente degli errori, in particolare sul primo gol e sul terzo, e mi dispiace molto il primo perché fino a quel momento la Roma non ci aveva creato grossi pericoli e gli davamo in vantaggio noi. E anche il terzo, ripeto, dopo 10 secondi dell'azione con noi abbiamo dato noi il pallone alla Roma di fare il terzo, dopo diventa difficile, noi abbiamo continuato a giocarci, l'abbiamo provato ad allargarci, chiaramente la qualità tecnica della Roma è emersa e 6 occasioni ha fatto 5 gol, ci ha penalizzato molto. Estou muito feliz, emocionado por ter feito esse primeiro gol e aqui dentro do estádio olímpico, do estádio da nossa equipe, com a nossa torcida. Então, fico muito feliz de poder ter feito esse gol e espero que abra as portas para que daqui para frente possa entrar e eu possa fazer mais gols. Sì, sono molto felice ed emozionato per questo primo gol davanti ai nostri tifosi. Spero che questo sia il primo così di tanti gol, che questo gol possa aprire le porte ad altre soddisfazioni. Allora, presidente del Novara, che partita ha visto, presidente, al di là del risultato rotondo? Troppo rotondo rispetto alla partita che ho visto. Mi sembra che noi siamo stati bene in campo, le occasioni noi le abbiamo sbagliate, la Roma le ha realizzate, e questo fa il risultato rotondo. È stato un risultato comunque reale o bugiardo, secondo te? A me pare bugiardo nella misura, nel senso che se fossimo andati sul 2-2 con l'occasione di fine primo tempo e poi non avessimo sprecato l'occasione di gettare il secondo, forse si poteva parlare di un risultato diverso, però d'altro canto loro sono stati bravi a realizzare le occasioni che hanno avuto e noi no. Ecco, che cosa è successo in questa partita, visto che nelle ultime quattro gare non aveva subito soltanto una rete, addirittura nelle ultime tre non aveva subito gol? No, non credo che dipenda da noi, dipende da loro, dipende dalla Roma. Grazie. Per la squadra avversaria più difficile che rimanere nel posto. Sempre ci sono delle cose che dipende dai calciatori che gioca, cambia il modello di gioco per la sua qualità, per la sua personalità.